Parliamo di basket adesso, perché abbiamo con noi ospite il coach della Beccheri Basket, Claudio Coppetta. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, coach, intanto complimenti per la vittoria contro Iesi, però possiamo dire che era una vittoria nell'aria, perché insomma le ultime prestazioni, se non completamente, però facevano ben sperare. Si era sulla strada giusta. Bravo, si era proprio sulla strada giusta, perché partendo dalla prima partita contro Cento siamo andati sempre più in crescita. Anche domenica Ferrara abbiamo fatto bene, ma non abbiamo avuto l'appiglio giusto. Stavolta abbiamo fatto altrettanto bene, nel momento di difficoltà invece siamo rimasti compatti, siamo rimasti insieme e nelle scelte che avevamo fatto, e abbiamo avuto ragione, insomma. Tra l'altro, dimostrare di giocarsela alla pari con una squadra comunque d'esperienza, una buona squadra come Iesi, fa ben sperare per il futuro, Iesi è una buona squadra, è una squadra con grande esperienza nel reparto dei lunghi con Rinaldi, grande atletismo sul perimetro con i due USA che sono veramente bravi, e ha grande dimestichezza in questo campionato, dove già anni e anni che milita e che conosce e sa come approcciarsi in ogni momento della partita. Anche il fatto, al di là dell'overtime, di essere stati quasi sempre avanti è una buona indicazione. Sì, noi avevamo preparato la partita per fare alcune cose, abbiamo avuto qualche difficoltà all'inizio perché loro sono partiti molto bene, soprattutto vicino al canestro, dove Rinaldi e Totepro hanno fatto un po' da leoni, però poi abbiamo preso le misure anche lì vicino e siamo stati bravi a stare nelle scelte che avevamo previsto in quei poco tempo che avevamo a disposizione per preparare la partita. Domenica c'è Roseto, un'altra partita da vivere in casa con i propri tifosi, che sono sempre caldi, propositivi e vicini alla squadra. Questo hanno fatto molto bello anche quest'anno. Roseto, gli stessi punti. Roseto, un'altra squadra costruita con l'obiettivo di salvezza, ecco, possiamo definirlo così. Quindi è un'altra partita sulla carta più che possibile, però bisognerà stare attenti sicuramente a qualche cosa. Beh, guarda, loro sono una squadra molto molto fisica e atletica. I giovani della Stella Azzurra hanno grande potenziale fisico e grande potenziale tecnico, con l'ingenuità di essere giovane. Però vicino hanno messo Busciati e Pieric, che invece hanno grandissima esperienza. I due USA si nascondono, si mascherano insieme a tutti i giovani della Stella Azzurra. Dobbiamo stare attenti proprio al loro atletismo, alla loro voglia di correre, al suo essere come baldi giovani, essere sempre in campo con la foga di voler fare e approfittare invece di alcune letture tattiche e tecniche che magari a loro mancano in questo momento. Come si accoppia, adesso si usa molto questo termine, la tua squadra contro una squadra fisica? Beh, noi dobbiamo cercare di rallentare un attimo il loro modo di correre e farli pensare a giocare a pallacanestro, farli pensare, giocando noi per primi, a un livello di pallacanestro superiore magari alle loro capacità. Dobbiamo stare nel gioco e dobbiamo stare nelle scelte che faremo a livello proprio di studio e a livello di tatticismo. Grazie coach per essere stato con noi. Grazie a voi dell'invito, buona giornata a tutti. Il ritmo che piace, il ritmo di Piacenza, è Radio Sound.